Buongiorno ragazze e ragazzi, bentornati e bentrovati sul mio canale Fantasy Bijou. Oggi videocreazioni del mese di settembre. Per quello che ho fatto in questo mese, alcune le creazioni non le ho più, ma di queste qua vediamo se vi posso mettere le foto. Alcune le sto per consegnare e alcune ancora ce l'ho qua. Adesso ve li faccio vedere e partiamo con le creazioni in Fimo. Ragazze, allora mi faceva piacere farvi vedere delle creazioni che adesso stanno partendo. Infatti pomeriggio li dovrò portare ad una signora che li regalerà ad un'amica che sta partendo per l'America, quindi andranno negli Stati Uniti. E mi faceva piacere farvele vedere. Sono delle creazioni molto particolari, infatti sono già qua nello scatolino che li devo confezionare e ve li faccio vedere. Allora, ciondolo, eccolo qua, molto particolare come potete vedere, molto lucido. Allora, questo ciondolo è fatto sempre con la tecnica del decoupage su base in Fimo, che io ho decorato anche dietro, guardate che bello. E su base in Fimo ho scaricato la foto che rappresenta la Trinacria, quindi simbolo della Sicilia, su questa base di questo colore, e anche la stampa aveva questo colore, quindi ho fatto la base in Fimo che richiama la stampa. E ho fatto questa base con le perline Miyuki e l'altro giro con le perline sempre Miyuki e 80 e i cipollottini di questo colore che ti chiamano la base del ciondolino. È un ciondolo molto particolare e devono piacere giustamente questo tipo di creazioni. Alla signora piacciono tantissimo e anche alla signora che li sta per regalare. Adesso vi faccio vedere gli orecchini. Eccoli, molto sempre lucidi perché poi dopo li ho rifiniti con la resina, anche questi qua dietro così, rifiniti, molto belli. E queste sono le creazioni che ho fatto per questa signora. Mi piacciono? Sono molto particolari. E questi sono le creazioni in Fimo. Bene, sulla stessa linea del ciondolo e degli orecchini che vi ho fatto vedere in Fimo, vi faccio vedere anche questo ciondolo, sempre con base in Fimo, come potete vedere. Questa è una seconda o una terza commissione, adesso non ricordo perché l'avevo già fatto, e ho fatto anche gli orecchini molto più piccoli. Questo è il ciondolino, sempre fatto con questa stampa, vediamo se mette a fuoco, ecco, con questa stampa di questa bellissima principessa, contornato da tutte queste perline Miyuki, poi con una piattina soutache e con questo ciondolino dorato, rifinito con questa perla di fiume. E questo è il ciondolino. Poi ancora passiamo alla tessitura di perline. Allora, non so se avete visto il mio tutorial, quello che ho fatto prima, ho fatto questo tutorial di questi orecchini che io ho chiamato arabesque. E gli orecchini in questione sono questi qua. Questo è il primo paio. Come potete vedere sono molto belli e penso che siano piaciuti a tante persone. Questo è il primo paio e questo è il secondo paio, che ho fatto in colori simili ma non uguali, perché cambiano sia le perle che le super duo che i cipollottini e anche la goccina. Anche questi molto belli. Ecco, faccio vedere più da vicino. Ecco, poi ancora in tessitura di perline, ho fatto questo bracciale, che però non è una mia creazione, nel senso che non l'ho disegnato io, non l'ho creato io, ho preso solo il tutorial
YouTube, e di questo io avevo fatto anche gli orecchini. Vedete? Questa è una commissione, infatti oggi la dovrò portare alla signora. Molto bello anche questo qua. Lei proprio la signora me l'ha commissionato con tutti questi colori diversi. L'ha voluto proprio così. E questo è il bracciale, lo mettiamo qua. Poi ho fatto gli orecchini di Francesca Piombino, gli orecchini baby, e li ho fatti in questi colori. Questo è il primo, questo turchese. Questi sono degli orecchini che l'anno scorso, quando ho fatto i mercatini di Natale, sono andati alla grande, proprio, ne ho fatti tantissimi, li ho venduti tutti. Adesso sto ricominciando a farli in previsione dei mercatini natalizi. Intanto li preparo e poi vediamo. Questo è il primo paio, poi li ho fatti in questo colore. In questo colore qua. E in questo colore, e di sicuro non mi fermerò qua, ne farò molti e molti altri ancora. Poi ho fatto questo anello, sembra una commissione di cui ho fatto il bracciale, sì, e gli orecchini, di cui poi vi metterò le foto. Sempre di un tutorial di una creativa straniera. Ho trovato questo tutorial, mi è piaciuto molto e l'ho fatto così. Con questi cipollotti neri, queste miuli dorate, questo è l'anellino. Poi ho fatto, e ve lo faccio vedere in anteprima, però se vi piace vi farò anche il tutorial. E ieri ho postato sulla mia paginetta Facebook questo ciondolino. È un ciondolino che io ho chiamato Carmel in onore e in memoria della mia mamma che non c'è più. E siccome questo mese ricorre il suo 25esimo anniversario della scomparsa, ho pensato di dedicargli qualcosa e mi è venuto in mente questo ciondolo perché a lei piacevano tanto sia i ciondoli che le collane, gli orecchini, però in particolar modo i ciondoli. Ed eccolo qua. Questo è il ciondolo Carmel, l'ho chiamato così perché la mia mamma si chiamava Carmela. Quindi l'ho chiamato Carmel in onore della mia mamma. Fatemi sapere se vi piace. Se vi piace, vi farò il tutorial. È molto bello. Eccolo qua. E poi per ultimo, in assemblaggio, mettiamo qua, ho fatto questo bracciale. È semplice assemblaggio, vero? Questa è sempre una commissione. Questo elemento l'avevo preso a Roma, ne ho diversi altri perché penso che li assemblerò in questa maniera, perché sono semplici ed effetto. E questa è l'ultima creazione. Bene ragazzi e ragazze, se vi è piaciuto il video mi raccomando spolliciate, quindi pollice in su, e iscrivetevi al mio canale sempre più numerose e come dice una mia amica, cliccate, cliccate, cliccate. Vi mando un bacione, vi auguro una buona giornata e alla prossima. Ciao, ciao a tutti. Ciao.